Happy Cats! Siamo dolci gattini! Io lo sono di più! Miwau! I walkie-talkie. Un giorno la mamma e il papà fecero ai gattini un regalo insolito. Cari gattini, questi meravigliosi oggetti si chiamano walkie-talkie! Passo! Ti sento forte e chiaro! Con questi potrete parlare tra di voi anche stando lontani! Fantastico! Attenzione, attenzione! Qui è Chicca! Sono distesa sul letto! Passo! Attenzione, qui è Budino! Io sono in cucina e sto mangiando una gustosa mela! Passo! Qui è Cookie! Sto guardando dalla finestra! Andiamo a giocare fuori! Passo! Arrivo! Anch'io! Ragazzi, qui è Cookie, sono in giardino, passo! Guarda che ti vediamo! E ti sentiamo anche, Cookie! Mi sa tanto che questi walkie-talkie ci servono solo quando siamo lontani gli uni dagli altri! Mi sentite? Qui è Chicca e sono in Africa, passo! Qui è Budino, sono nel circolo popolare artico, passo! Ehi là, qualcuno lì sotto riesce a sentirmi, passo! Nello spazio i walkie-talkie non funzionano. Era un toserba quello che ho appena visto passare. Lascialo perdere. Pensiamo a una cosa divertente da fare con i nostri walkie-talkie. Beh, potremmo darne uno alla mamma, così potrà contattarci tutte le volte che vuole. Ma per questo abbiamo già il telefono. Giusto, e poi non mi va che tutti sentano quello che dice la mamma. Cookie, sullo scivolo, sta attento ai pantaloni. L'ultima volta sei tornato a casa con uno strappo dietro. Oh, fai silenzio, mamma! Ti sei strappato i pantaloni! Perché quel tosaerba continua a girare senza che nessuno lo spinga? Non lo so. Come non so che uso possiamo fare di questi walkie-talkie. Tutto sommato non mi sembrano molto utili. A tutte le unità, qui è l'ispettore di polizia. È stato smarrito il tosaerba del giardiniere del paese. Chiunque lo ha visti, faccia rapporto. Passo. Miau! A quanto pare Cookie è riuscito a trovare la frequenza della centrale di polizia. Mi è venuta in mente una bella idea. Qui è la squadra di ricerca dei dolci gattini con delle novità sul caso. Abbiamo visto passare il tosaerba. Passo. Cookie? Chicca? Budino? Sì, siamo proprio noi. Allora continuate le ricerche e riferitemi qualsiasi nuova informazione riusciate ad ottenere. Passo. Grandioso ricevuto! Che forza! Dobbiamo cercare il tosaerba proprio come dei veri agenti di polizia! Ho trovato le tracce del tosaerba. È passato in un cespuglio. Passo. Ho trovato alcune tracce del tosaerba intorno ad una grande quercia. Passo. Invece io vedo tracce del tosaerba un po' dappertutto. Sento il rumore del tosaerba! Deve essere qui vicino! Sì, lo vedo, è qui! Ora si sta allontanando e va verso casa nostra! Polizia, ci ricevete, gattini a rapporto! Abbiamo trovato il tosaerba nel nostro giardino! Ricevuto, arrivo subito! Oh, sì! Il mio bellissimo tosaerba! Oh, mi sei mancato così tanto! Vieni qui, fermati, per favore, fermati, tosaerba! Non so come ringraziarla per averlo ritrovato. Senza il mio tosaerba sono perso. Deve ringraziare la squadra di ricerca dei dolci gattini. Grazie, Cookie, Chicca e Budino, dal profondo del cuore. È stato un piacere! Mi wow! Oh, non ho mai visto l'erba del nostro giardino così ben curata! Perché non entrate in casa? Ci sono dolcetti appena sfornati per tutti! Qui è la mamma! Il tè e i dolcetti stanno arrivando! Mi ricevete? Passo! Certo, forte e chiaro! Per trovare una cosa smarrita, basta chiamare la squadra di ricerca dei dolci gattini. Sono sempre a disposizione. Nascondino. Un giorno i dolci gattini decisero di giocare a nascondino. Possiamo nasconderci in ogni angolo della casa, tranne che in cantina. Ci sto, cominciamo. Chi conta per primo? Io non voglio stare sotto. Non voglio nemmeno io. È stata una giornata faticosa.
Ciao papà, vuoi giocare a nascondino insieme a noi? Dai papà, gioca con noi! Per favore, per favore, per favore! Veramente io vorrei... va bene, gattini, giocherò insieme a voi! Fantastico! Miwau, 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 miwau! 1, 2, 3, 4, 5, fatto! Chi è fuori, chi è dentro, vengo a cercarvi! Chi si nasconde qui sotto? Tana per chicca! Guarda che ti ho visto, Tana per Budino! Cucù, Tana per Cookie! Bravo! Dai, papà, conta di nuovo! Oh. 1, 2, 3, 4, 5, chi è fuori, chi è dentro... Quattro, cinque, chi è fuori, chi è dentro Ciao, nonna, come stai? Quanto sono stanco, non ce la faccio più a stare sotto. Possiamo scambiarci i ruoli. Facciamo che contate voi tre e io mi nascondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, che fuori, che dentro. Andiamo a vedere dietro il divano, scommetto che è nascosto lì. Non c'è. Forse è nascosto nell'armadio. Non è nemmeno qui. Hai ragione, qui non c'è. I gattini guardarono in ogni stanza, ma non riuscirono a trovare il papà. Magari gli è venuta fame e si è nascosto nel frigorifero. Ma si congelerebbe chiuso nel frigo per così tanto. Magari è dentro la lavatrice. Oh, la mamma sta per fare il bucato! Mamma, non accendere la lavatrice! Papà, potrebbe essere lì dentro! Non preoccupatevi, gattini miei. Vi assicuro che il cestello era completamente vuoto quando ci ho messo i panni. Se non era nemmeno dentro la lavatrice, dove sarà mai? Stiamo giocando a nascondino, ma non riusciamo a trovare papà! Magari si è nascosto giù in cantina! Prima di cominciare abbiamo stabilito di non nasconderci lì. Però ci siamo dimenticati di dire a papà che c'era quella regola! Papà! Scusate, gattini miei, stavo schiacciando un pisolino. Povero papà, devi essere sfinito dopo una lunga giornata di lavoro. Oh, è vero, nessuno di noi tre ci aveva pensato. È vero, appena entrato in casa gli abbiamo chiesto di giocare con noi. Mi è venuta un'idea grandiosa. Lasciamo che prima papà si riposi un po' e dopo gli chiederemo di giocare con noi. Papà, perché ora non ti stendi sul divano così ti riposi? Ho già schiacciato un pisolino e ora sono pronto a giocare con voi a nascondino. Fantastico! Miwau, 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 miwau! Però stare sotto la mamma! Ok, conto io. 1, 2, 3, 4, 5. Chi è fuori, chi è dentro! I gattini si divertirono un sacco a giocare a nascondino con la mamma e il papà, che dopo aver riposato era dell'umore giusto per giocare. Papà e il tennis. Un giorno la mamma parlava al telefono con qualcuno. Aha, sì, va bene. Oh, mi sembra un'idea meravigliosa. E quando vorreste giocare? Ok, beh, allora ci vediamo domani. E sentiamo, a che cosa devi giocare, mia cara? A tennis, ma giocherai anche tu, perché noi due insieme faremo una partita di doppio contro la mamma e il papà di Raz. Se ho ben capito, voi due giocherete a tennis insieme! Fantastico! Miwau, 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 miwau! Aspetta un attimo, tesoro, io non sono esattamente tra i migliori giocatori di tennis. Tranquillo, caro, ti aiuterò io e poi giocheremo solo qualche set. Ah, soltanto un set, d'accordo? Io ho delle faccende da sbrigare. E va bene, giocheremo un set e basta. Adesso fammi andare in palestra, devo essere in forma perfetta per domani. Lo so già come andrà a finire, perderemo in ogni caso e sarà tutta colpa mia. Non devi
preoccuparti, papà. Hai ancora un sacco di tempo per esercitarti a giocare. Chica ha ragione e noi possiamo aiutarti. Il giardino era il posto perfetto per fare pratica. Nel tennis doppio è fondamentale non intralciare mai il compagno e rinviare sempre la palla. Ok, papà, ora fai finta che tutte queste cose siano la mamma e cerca di non andarle mai addosso. Questa scopa è la mamma? Va bene. Oh, scusami tanto, cara. Oh, ti chiedo ancora scusa. Oh, è stato un incidente. No, ehi, calma, un momento. Ma che gli succede? Finora papà non ha colpito nemmeno una palla. Non corre abbastanza ed è troppo lento in ricezione. Sarebbe più veloce se avesse ai piedi un paio di pattini. Non ho mai capito come si fa a frenare con i pattini. Con i pattini sarei ancora più di intralcio alla mamma. Magari potresti rimanere fermo in un posto e aspettare che ti arrivi la palla. Così non staresti tra i piedi della mamma. E se poi la palla non gli arrivasse mai, a quel punto la mamma si ritroverebbe a dover giocare da sola. E temo sia esattamente quello che succederà. A tennis io sono una frana totale. Per risollevare gli animi, il papà offrì ai gattini una tazza di tè e la sua speciale torta al cioccolato. Papà, forse tu non sarai un grande campione di tennis, ma di sicuro fai i dolci più deliziosi al mondo. È vero, e sono anche bellissimi, guarda che decorazione! Per ottenere delle torte perfette ho dovuto fare tanta pratica. Prima ho imparato le tecniche di base, ad esempio montare la panna. Mi è venuta un'idea grandiosa! Ora so come insegnare a papà a giocare a tennis! Pensavo che la questione del tennis fosse ormai chiusa. Papà, non ti devi preoccupare. Ti assicuro che stavolta andrai alla grande. Nel tennis, come in qualsiasi altra materia, bisogna sempre cominciare dalle basi. E solo dopo si può passare alle cose più difficili. Complimenti, noi avremmo anche vinto il set, ma voi avete giocato in modo straordinario. Mi avete veramente stupito. È vero, tesoro, non ti ho mai visto giocare così bene prima d'ora. Peccato che tu non possa restare più a lungo, sarebbe bello fare altri set. Possiamo giocare anche 10 set, sono completamente libero fino a stasera. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Ed ecco come qualche semplice esercizio aiutò il papà a credere in se stesso. Si prova sempre una bella sensazione quando si cerca di fare del proprio meglio. Vecchi giocattoli. Un giorno la mamma prese uno scatolone dalla cantina. Ho vinto io! Gattini! In questo scatolone ci sono i vostri vecchi giocattoli. Evviva! Che bello! Non vedo l'ora di giocare! Prima dovrete guardarli uno a uno e decidere quali giocattoli tenere e quali dare via. Dopo che avrete scelto quelli da tenere, potrete giocarci. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Guardate qui, c'è Birichino, il mio vecchio burattino. Ciao, ragazzi! La mamma si inventava un sacco di storie su di lui. Birichino si mangiava sempre tutti i dolci. Di notte entrava in camera di nascosto e ci tirava la coda. Cookie! Stiamo cercando di scegliere i giocattoli da tenere e con le tue storielle non ci aiuti. E invece io vi sto aiutando. Infatti ho deciso che Birichino deve restare con noi. Già, già. Aia, smettila, mi fai male! Io non sono Cookie, sono Birichino. No, non è vero. Tu sei mio fratello che gioca con un burattino. Aia,
dai, Cookie! Piantala con questi scherzi! Sono Birichino, provate a prendermi se ci riuscite! Dobbiamo prendere Birichino se vogliamo finire il lavoro in tempo! Oh! Sceriffa Tenerella pronta ad acciuffare Birichino! Nessuno è mai sfuggito al detective Papillon! Il detective Papillon e la sceriffa Tenerella si misero a cercare Birichino. Fermo lì, dove sei? Tanto non mi prenderete mai! Ne sei sicuro? Gattini, che cosa è successo qui? Come sempre Birichino ha combinato delle marachelle, così il detective e la sceriffa volevano arrestarlo. Correvano così veloce che non hanno visto la ciotola. Ah, perciò è tutta colpa di quei calzini con i bottoni al posto degli occhi? Già! Non pensavo che dei burattini ricavati da calzini fossero capaci di tanto. Tu che cosa ne pensi, mia cara gattina presina? Non l'ho mica spenta io la televisione, è stata gattina presina! La 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 la! Scusaci, mamma, è colpa nostra se la ciotola è caduta per terra e si è rotta. Probabilmente faremo meglio a mettere via Birichino, la sceriffa e il detective. Mi è venuta una bella idea. Impegniamoci a sistemare tutto il disordine e quando avremo finito di pulire prepareremo uno spettacolo di burattini. Brava, Chicca, mi sembra un buon proposito. Ascoltate, gattini, bisogna sempre assumersi la responsabilità delle proprie azioni e non si deve mai scaricare la colpa su qualcun altro, soprattutto su un vecchio calzino. Capito? Finito di pulire, i gattini trovarono un altro modo di giocare con i burattini. In questo bellissimo spettacolo ci vorrebbe un altro personaggio, non credi, gattina presina? Per tutte forni, ma tu sei proprio un bel micione. Un momento, c'è anche Sir Tactus di Val! I gattini e i loro genitori si divertirono un sacco a giocare con i burattini. Sulla neve con papà. Un giorno d'inverno, il papà decise di portare i gattini sulle piste innevate per farli divertire sulle discese. So già che ci divertiremo tantissimo a giocare sulla neve con papà. Io adoro la neve, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Fantastico! Mi wow! Oh, gattini, solo due cose, datemi sempre ascolto e ricordate che dobbiamo essere a casa per pranzo. Wow! C'erano così tante piste che non sapevano quale scegliere. Io voglio andare su quella pista laggiù! Invece io voglio andare su quella! No, andiamo su quella là in alto! Sentite, gattini, possiamo restare solo qualche ora! Allora dobbiamo sbrigarci! Ovviamente il tempo vola quando ci si diverte! In piedi, gattini, non si dorme sulla neve! Ucci! Coraggio, è arrivata l'ora di tornare a casa. Oh no, ma non abbiamo avuto neanche modo di andare sulle piste più ripide. Va bene, possiamo restare giusto il tempo di fare una pista. Per andare in cima alla pista più alta, il papà e i gattini dovettero prendere uno speciale ascensore. Come siamo in alto? Ah, che bello! Oh! Cookie, metti la sciarpa al collo, quassù c'è molto vento. Ma papà, io sento troppo caldo e poi non c'è neanche un po' di vento. Oh!
Non sarebbe successo se mi avessi dato ascolto. Ora dobbiamo recuperare la sciarpa. Avanti, seguitemi! Ehi, mi stavo chiedendo una cosa. Se finissi in quel mucchio di neve laggiù, diventerai un'enorme palla di neve. Ah, sarebbe troppo divertente. Invece a me piacerebbe sapere dove arriva questa discesa. E vai! Andiamo, ricordate che non abbiamo molto tempo. Che bello, è stato fantastico! Adesso dobbiamo prendere la sciarpa di Cookie dall'albero. Oh? Non scuotete l'albero, vi cadrà addosso tutta la neve! L'avevo detto che sarebbe successo! Però adesso dobbiamo tornare a casa, va bene? Eh? Eh? Che cosa c'è? I gattini chiesero di fare un'altra pista. Promettete che dopo questa discesa ce ne andremo? Certo, papà! Ma poi cominciò a cadere la neve. Chissà sotto quale mucchio di neve è la nostra auto. È tardi e dobbiamo andare. Quest'auto è verde, quindi non è la nostra. Questa qui è blu, non è la nostra. Questa è rossa, venite, penso di aver trovato la nostra auto. E grazie di avermi liberato l'auto da quella montagna di neve. Ci vediamo. Oh no, sono sfinito. Ho tanto freddo e ho una fame da svenire. Anch'io, Budino, ma è colpa nostra. Non saremmo in questa situazione se avessimo dato retta al papà fin dall'inizio. Mi fa piacere che l'abbiate capito, ma ora basta lamentarvi. Dobbiamo scoprire qual è la nostra auto. Mi è venuta una bellissima idea. Con il telecomando sentiamo il beep. Brava, Chicca, bella trovata. Perché non ci ho pensato? Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Forza, gattini, liberiamo l'auto dalla neve e torniamo a casa. La mamma ci sta aspettando per pranzare. Dopo aver aiutato il papà, i gattini rincasarono per pranzare con la mamma, felici di essere a casa dopo una mattinata sulle piste innevate. Il picnic! Era una bella giornata, così mamma e papà decisero di portare Cookie, Kick e Budino a fare un picnic. I gattini presero tutte le cose che potevano servire. Io farò tantissimi castelli di sabbia! Io mi metterò tranquillo a leggere tutti questi libri. Io invece non mi fermerò un attimo! Ehi, guardate, quante cosette buone da mangiare! Un picnic non è tale senza una cesta piena di cose buone. Ma siamo proprio sicuri di non aver dimenticato niente? Hai tutto, Cookie? E tu, Chicca? Tu, Budino? Allora si parte per il picnic! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Nel boschetto si va, quanta felicità! Ma voi ditemi chi non adora il picnic? Oh, questo posto è bellissimo! Cosa stiamo aspettando? Mettiamoci a mangiare! Un momento, dove è finita la nostra cesta? Non lo so, forse l'abbiamo dimenticata a casa. O forse l'abbiamo persa per strada. Oh no, la cesta è piena di manicaretti. Ehi, perché non sfrecciamo a casa su un razzo? Prendiamo la cesta e ritorniamo subito qui. Bella idea, ma i razzi non atterrano in posti con tanti alberi. Allora perché non ordiniamo una pizza per telefono? Oh, Chicca, il fattorino non può consegnare la pizza da qualche parte nel bosco vicino a una specie di laghetto. Però sono certa che il vostro ingegnoso papà saprà inventarsi qualcosa. Ehi, una canna da pesca! Posso prendere qualcosa di squisito? Così potremo fare ancora il picnic! Mentre la mamma e Chicca cercavano rami e legnetti per fare il fuoco, il papà, Cookie e Budino provavano a pescare. Papà, dove sono i pesci? Dove sono i pesci? La pesca è tutta una questione di pazienza. Oh!
Il papà, Cookie e Budino erano pazienti, ma purtroppo nel laghetto del bosco non c'erano pesci. Abbiamo abbastanza legna per fare un bel fuoco. Ha abboccato solo una rana. Ed è tornata nel laghetto con un bel salto. Andiamo insieme nel bosco a cercare qualcosa da mangiare. La mamma ha avuto una bella idea. Papà, accendi il fuoco. Noi andiamo in cerca di funghi. Perfetto, dai, seguitemi. Scommetto che troveremo qualcosa da mangiare. Budino usava il suo libro di funghi per controllare quali fossero buoni da mangiare e quali non lo fossero. Papà, guarda quanti funghi! Dai, mettiamoli a cuocere sul fuoco! Purtroppo i fiammiferi sono nella cesta insieme al pranzo! Oh. Ed è sicuramente meglio non mangiare i funghi crudi! Possiamo strofinare i legnetti! È così che anticamente accendevano il fuoco! L'ho studiato! È un'ottima idea, Budino! Dai, aiutiamo papà e soffiamo anche noi! Abbiamo il fuoco! Siamo ufficialmente sulla buona strada per fare un bel picnic! È diverso un bel po' dal previsto, però questo nostro picnic a noi piace così! A quanto pare i funghi sono quasi pronti e per dolce abbiamo mirtilli neri, mirtilli rossi e lamponi. La mamma aveva raccolto in gran segreto tanti golosi frutti di bosco. Fantastico! Nonostante l'inizio catastrofico, il picnic si rivelò grandioso e tutta la famiglia fu molto felice. Il film! Cookie, Chicca e Budino erano emozionati per un nuovo progetto. Cos'è questo rumore? Sembra una balena. È papà! Ciao, piccoli! Vogliamo fare un film, ma non sappiamo come. Avete bisogno di un regista, uno sceneggiatore e un cameraman. E chi sarebbero? Allora, lo sceneggiatore inventa la storia. Il regista dice agli attori cosa fare. E il cameraman filma tutto con la telecamera. A me piace inventare le storie. A me piace dire agli altri cosa fare. Non mi resta che fare il cameraman. Il problema è che non ho la telecamera. Non ti serve, oggi i film si possono fare con il cellulare. Mamma, indovina, faremo un film. Per favore, ci presteresti il tuo cellulare? Ci serve per filmare. Certamente, però non perdetelo. Siamo pronti! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Ed ecco il cast del film. Boris, Razzo e Turbina. Mi ciao! Cosa sono quei costumi? Il nostro film parla di pirati! E io sono una bellissima e perfetta principessa pirata! E io sono un pirata alieno del pianeta Harg! Pum, 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 pum. Io ovviamente sono un tradizionale pirata pagliaccio! Siamo senza speranze! Funzionerà, ma per prima cosa ci serve una nave! Una scopa e un lenzuolo trasformarono il divano in un bel veliero! La videocamera è accesa! Bene, allora azione! Azione vuol dire fate qualcosa oppure il film sarà una noia! Facciamo ballare la nave come se ci fosse una tempesta! Oh, posso saltare anch'io perché sono un pagliaccio! E posso cadere senza farmi male! Stop! Ma cosa combinate? Ops, mi sa che la nave è affondata! Pum, pum, pum. Come faccio a lavorare in questo modo? Lo sai cosa succede adesso? Una balena li attacca! Ma chi farà la parte della balena? Che aveva provato tutto il giorno mentre dormiva i versi della balena. Il papà aveva un talento innato. Io sono una balena! Sono certa che è arrivato il momento della mia canzone. Ehi, la nonna non dovrebbe comparire nel film. Ho capito, è una telefonata. Pronto, nonna? No, non sono la mamma, sono io e sto girando un film. Budino, tesoro! Nel bosco c'è tranquillità, è calmo e silenzioso, è bello come il mio musetto.
non lo so perché ho perso il cellulare. Oh, che guaio! La mamma si arrabbierà tanto quando lo saprà. Lo dobbiamo trovare, c'è registrato il film! Ecco le mie scarpette da ballo! Qui c'è una forchetta! Provato. No, è un verme! Niente da fare! Io adesso che cosa dirò alla mamma? Penso di sapere io che cosa fare, però mi serve il cellulare della balena! L'idea di Chicca era buona! Ecco dov'era finito il cellulare! Quella sera si tenne la grande prima del film. Che facciamo se il nostro film non piacerà? Ciao, tesoro! Vi presentiamo il nostro primo film! Bravo! È bello come il mio musico! Un attimo di attenzione, per favore. Questo film ha vinto l'ambito premio come miglior film dell'anno. Fantastico! Wow, 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 wow. Prego l'intero cast di venire qui a ritirare il delizioso premio. E fu così che Cookie, Chicca e Budino realizzarono un meraviglioso film e vinsero un dolcissimo premio. I Detective. Un giorno Cookie, Chicca e Budino decisero di giocare con i loro giochi preferiti. Glab glab iii, glab glab brum, la mia autopesce è mitica! Ma Chicca non riusciva a trovare la sua amata bambola di pezza. Mischitilù è sparito! Devi averla persa, so come ti senti perché io perdo sempre tutto. Tu lasci i giocattoli in giro e io mi prendo cura delle mie cose. Ah ah! Forse l'hai lasciata da qualche parte. Magari salterà fuori un giorno o l'altro. Forse quando avremo 100 anni. Ma io Mischitilù la voglio adesso, non fra 100 anni. Se il famoso detective Gatto Holmes fosse qui, ci aiuterebbe a trovarla in un battibaleno. Ho letto tante storie e conosco il suo super mega arguto metodo deduttivo. Come, scusa, che hai detto? Super mega cosa? Metodo deduttivo. Significa che devi pensare moltissimo alla cosa che hai perso e poi andare a cercarla. È il metodo più geniale che ci sia per cercare le cose. Elementare. Tanto è tutto inutile. Lui esiste soltanto nei libri. Come facciamo? Beh, ma anche noi possiamo diventare grandi detective e trovare Mischitilù. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Allora, signorina Chicca, esattamente quanto è grande la bambola che ha perso? Direi grande così, signore. Vediamo un po'. Troppo grande per averla persa nell'erba? Conosco un posto in cui potrebbe stare una cosa tanto grande! Oh, sto bene! È buio qui dentro! Ehi! Qui c'è qualcosa! È Mischitilù! Meglio, un vecchio cappello di papà dove qualcuno ha fatto il nido! Come può il cappello di papà essere la casa di un gufo? Papà deve averlo lasciato in giro e il gufo l'ha preso! Allora, signorina Chicca, mi dica per favore qual è l'ultimo posto in cui ha visto Mischitilù? Il recinto della sabbia. Stavamo facendo i castelli di sabbia quando è iniziato a piovere. Mistero risolto! La sua bambola sarà sepolta nella sabbia! L'hai trovata? Penso di sì! È la mia bambola! Meglio, una mia macchinina, un calzino di Budino e una talpa! Come ci è finita la mia macchinina nella sabbia? Elementare, caro Cookie, semplicemente non l'hai messa a posto. E dove sarà la tua Mischitilù? Non lo so proprio, forse non siamo dei grandi detective come credevo. Sì, invece, mi hai fatto riflettere. Cerchiamo la carrozzina della mia bambola. Quando è iniziato a piovere, Mischitilù era nella sua carrozzina. Potrebbe essere un pezzo importante del puzzle, signorina Chicca. Faccia strada! E così i tre detective partirono alla ricerca della carrozzina, anch'essa smarrita, della bambola perduta. Cercarono su e giù, giù e su. Non fu sempre facile, ma i bravi detective non si arrendono mai. Ho trovato delle tracce! Tracce della carrozzina? Forse. Chissà dove portano! Seguiamole! Le misteriose tracce portavano dritto alla casa dei dolci gattini. Oh, evviva!
Ehi, che cosa ci fa qui questo filo? Oh, quello è un capello di Miss Kitty Lou. Guardate, lì ce n'è un altro. I gattini detective seguirono la scia dei fili. Trovata! Allora il colpevole nel caso della bambola scomparsa è la mamma. Già, sono colpevole, lo confesso. L'ho trovata tutta zuppa nella carrozzina. Ho portato la carrozzina in casa e ho steso la bambola ad asciugare. Tante grazie, mammina. Questo vuol dire che il caso è risolto. Quando finisci di giocare, dovresti rimettere a posto la tua bambola. Ho ritrovato la mia macchinina e un calzino di Budino. Ops. Ah, bravi miei piccoli detective. Indovinate quale papà ha messo le zampe sulla nuova edizione del gioco da tavola di Gattoc Holmes? Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Fare il detective è molto divertente. Ma è buona norma rimettere a posto i giocattoli. Così li troverai facilmente quando ci vorrai rigiocare. Le sculture di neve. Un giorno, Pittor Gatto organizzò un concorso per la migliore scultura di neve. Il vincitore del concorso riceverà un'intera scatola di deliziosi biscotti. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Guardate la videocamera, sorridete e dite topi! Topi! Laggiù ci sono le vostre pale. Ora, immaginate che la neve sia argilla. Trovate l'ispirazione e scolpite la neve. Cominciate! Io farò un grosso gatto di neve. Io farò un gatto di neve ancora più grosso. Io di più. Anche Boris decise di fare un gatto di neve. E così Leo e Tortina. Di solito le braccia si fanno con dei rametti. Ah! E per fare i bottoni agli occhi si possono usare dei dadi. Io i dadi non ce li ho, Leo, me ne presti qualcuno? Il naso si può fare con una bella pigna. In questo modo. Bene, diamo un'occhiata a tutte queste sculture e vediamo chi vincerà questi deliziosi biscotti. Io! Per prima cosa dobbiamo capire qual è la scultura migliore. Ma quando Pittor Gatto vide la sfilza di gatti molto simili, non seppe come scegliere la scultura migliore. Miau, è un'impresa piuttosto difficile. Il mio gatto di neve sarà il più bianco di tutti. Ma li abbiamo fatti tutti con la neve, quindi sono tutti bianchi. Vediamo se riusciamo a trovare altre differenze. Ma proprio in quel momento ricominciò a nevicare. E un manto di neve bianca ricoprì allo stesso modo le statue e i dolci gattini. Perbacco, c'è neve bianca su ogni cosa! Guardate! Ehi, mi hai fatto male! Scusa, pensavo che fossi il mio gatto di neve! Se vogliamo continuare il concorso, voi gattini dovete liberare le vostre sculture dalla neve! Ma liberare le sculture dalla neve era difficile. Ehi, dov'è la mia scultura di neve? Era proprio qui! Il mio gatto di neve è in buono stato! Oh, non più! Questo è tutto quello che resta del mio! Oh no, sono tutti rovinati! Ragazzi, dovremmo fare le sculture in casa. In questo modo la neve non le ricoprirà. Ma Cookie, in casa si scioglierebbero all'istante! Allora dovremmo farle di un altro materiale, come il metallo! Il metallo non si scioglie! Certo, ma poi non sarebbero più sculture di neve, sarebbero più simili a dei robot. Beh, magari potremmo... Non so che dire, so solo che ho tanta fame. Ehi, avete visto, ragazzi? Adesso la scultura di Budino assomiglia a una torta. Hai proprio ragione, Chicca. Manca solo una rosellina sopra. Meravigliosa! Io con la mia neve farò una bellissima corona da principessa. Io farò un razzo spaziale di neve. Io farò un clown di neve. E così ogni dolce gattino fece la propria scultura speciale. Chicca fece il papà, la mamma, Cookie, Budino e se stessa. Bene, adesso le sculture di neve sono tutte diverse e meravigliose e per me è ancora più difficile scegliere la migliore. Credo comunque di aver trovato la risposta. Meritate tutti quanti una scatola di biscotti per le vostre meravigliose sculture. Fantastico, abbiamo vinto! Sono così orgogliosa che abbiate vinto tutti e tre. Quei biscotti sono una mia ricetta. A proposito, credo che stia per cominciare il telegiornale locale. Si è tenuto oggi un concorso di sculture di neve.
Cookie, Chicca, Budino, Boris, Leo e Tortina hanno vinto il premio! Complimenti a questi gattini pieni di talento! Siamo in TV! Siamo famosi ora! Le sculture sono piaciute a tutti! A quanto pare il papà aveva avuto la bella idea di portare il video del concorso alla sede del notiziario. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! I dolci gattini condivisero con l'intero paesino le loro sculture e con la loro famiglia i biscotti che avevano vinto. Babbo Natale e la fatina del gelo! I dolci gattini osservavano dalla finestra la poca neve rimasta. La neve si è quasi sciolta e si avvicinano le feste! Ma Babbo Natale verrà lo stesso, anche se non c'è più la neve! La fatina del gelo rimedierà al problema. Babbo Natale e le fatine del gelo hanno molto lavoro da fare prima delle feste. Perché non li invitiamo a casa nostra? Così potranno riposarsi, penseranno dopo alla neve e ai regali! Che bello! Invitiamo Babbo Natale e la fatina del gelo! Oh, bravi! È molto carino da parte vostra. Io e il papà saremo felicissimi di invitarli. Giusto, certo! Sapete che vi dico? Li chiamo subito! Miau! Miau! Qui è la grotta di Babbo Natale, ci spiace, ma al momento siamo tutti occupati con i regali e con la neve. Richiamate più tardi. Baci, abbracci e buone feste a tutti! C'era la segreteria. Sono troppo impegnati per poter rispondere. Allora, com'è andata? Babbo Natale e la fatina verranno da noi! Ecco, loro non... Sì, verranno qui da noi, tutti e due, questa sera. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Tesoro, se non riusciamo a rintracciarli, sostituiremo noi la fatina del gelo e Babbo Natale. Brava, questa è una magnifica idea! Però ci serviranno dei costumi. Oh! Purtroppo nel negozio ne erano rimasti pochissimi. Mi sa tanto che questo costume è troppo piccolo per me. E invece quello, purtroppo, è troppo grande per me, guarda! Questo sì che è un bel problema! I dolci gattini erano emozionati all'idea di incontrare Babbo Natale e la fatina del gelo. Urrà! Oh! 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 Miau, miei piccoli gattini! Però la fatina del gelo è molto più grossa dal vero! Che volete che vi dica, gattini? Ho un debole per i dolci di Natale! Oh, proprio come il nostro papà! Ehi, caspita, anche la risata è la stessa! Perché dove abitiamo, cioè al Polo Nord, tutti quanti ridono in questo modo! Vogliamo bere una buona tazza di tè? Fate attenzione che scotta! Che strano, ha parlato con la stessa voce della mamma! Perché a Babbo Natale piace bere le cose fredde, non calde! Il tè caldo gli fa venire la vocina! Oh! 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 Propongo di fare insieme la danza della neve! Che cosa ne dite? Vi va l'idea? La danza della neve, sì! Così tornerà a nevicare! Pare proprio che i gattini non ci abbiano riconosciuto, tesoro! Ma lo sai che la treccia ti sta bene? Dovresti fartela crescere! Ehi, Babbo Natale! Da come ballate sembra che abbiate energia da vendere! Probabilmente vi siete riposati abbastanza! Ora che vi siete rimessi in forza, siete pronti a far tornare finalmente la neve? Oh, la neve? Oh no, la tua barba, mamma! Ehi, guardate, quello è il nostro papà! Sì, e invece quella è la nostra mamma! Io però l'ho capito subito che eravate voi due! Ma perché vi siete mascherati da Babbo Natale e da Fatina del Gelo? Beh, ecco, perché Babbo Natale e la Fatina del Gelo erano troppo occupati per venire a trovarci! Per me siete il miglior Babbo Natale e la migliore Fatina del Gelo di tutto il mondo! Guardate, ha cominciato a nevicare, che bello! Ecco perché Babbo Natale e la Fatina del Gelo erano così occupati oggi! Erano occupati a preparare la neve! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Gattini, volevo dirvi che Mamma Natale, insieme al delizioso Fatino del Gelo, hanno messo in questo sacco dei regali tutti per voi! Il papà e la mamma avevano portato dei regali per i dolci gattini, che li aprirono gioiosi ed emozionati, mentre fuori la neve dipingeva un meraviglioso paesaggio da sogno. A casa con papà!
Un giorno la mamma si preparò per andare a trovare un'amica. Ci sarà papà oggi a sostituirmi, quindi cercate di fare bravi, intesi? Ciao ciao! Ciao ciao! Che voleva dire la mamma quando ha detto che papà la sostituirà? Papà si metterà un vestito rosa e si farà crescere i capelli! Andrò in palestra a seguire i corsi di ginnastica della mamma! Niente di tutto ciò, voleva dire solo che invece della mamma oggi ci sarà papà a badare a noi tre. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Papà, svegliati, dai! Oggi ci farai da mamma per tutto il giorno. Sì, va bene, venite dal mamma papà. Il papà preparò ai gattini i loro pasticcini preferiti. Sono buonissimi, molto meglio del porridge. Mi piace quando papà sostituisce la mamma. Ora andiamo a guardare la televisione. Siamo in diretta da 38 ore per seguire la migrazione delle oche canadesi. Papà, tu non hai qualche altra cosa da fare? Beh, no, perché? Se veramente vuoi sostituire la mamma, allora dovresti preparare il pranzo e lavare tutti i vestiti. E devi anche passare l'aspirapolvere. Ma la mamma fa davvero tutte queste cose? Oh, perbacco. Va bene, vado. I dolci gattini si misero a guardare un film sui pirati mentre il papà preparava la pizza per pranzo al posto della mamma e infilava tutti i panni sporchi in lavatrice e faceva del suo meglio per passare l'aspirapolvere. Forti gli effetti speciali! Sembra di sentire l'odore del fumo ogni volta che sparano i cannoni! Non è il film! C'è qualcosa che brucia! Caspita! E quelle cosa sono? La lavanderia si è riempita di bolle di sapone! Mamma! Aspetta! La mamma non c'è! Papà! Che volete? C'è qualcosa che brucia in cucina! E bolle di sapone dalla lavanderia! Cielo! Ferma! 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 La pizza! Scotta! Scotta! Quanto sono distratto! Tra le pulizie e il bucato ho fatto bruciare la pizza nel forno! Il lavoro della mamma è molto più difficile di quanto sembri! La mamma ci rimarrà molto male! Mi è venuta una bella idea! Visto che sono compiti difficili, noi tre dovremmo aiutare papà! Con l'aiuto dei dolci gattini, il papà riuscì a fare bene ogni cosa. Mammina, sei tornata! Miau! Avete guardato la televisione tutto il tempo? No, mamma! Abbiamo aiutato papà a lavare i panni sporchi! E a passare l'aspirapolvere! E a preparare una torta deliziosa! Che papà super! Hai badato ai piccoli e hai fatto anche tutte le faccende di casa! Beh, certo! Non è forse quello che ci si aspetta da un papà eccezionale come me? Sembrava che papà fosse diventato come te! Però hanno dovuto aiutarmi tutti e tre a fare la mamma! Allora anch'io sono diventata un po' come papà, perché lui non torna mai a casa senza qualcosa di delizioso per voi! Le fragole, evviva! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Il papà e i dolci gattini si divertirono un sacco a fare finta di essere la mamma. Ma quando la famiglia si riunì di nuovo, furono tutti molto più felici. Lo zio Muffin! Un giorno, i dolci gattini si scatenarono in casa giocando senza sosta. E quando arrivò l'ora della nanna, non volevano andare a dormire. Io mi arrendo. Mi dispiace, ma è arrivato il momento di farlo. Vuoi che lo chiami? Ne sei sicura?
Ehi, dolci gattini, indovinate un po' chi verrà a trovarci domani? Vostro zio Muffin! Resterà qui insieme a voi mentre papà e io sbrigheremo delle faccende. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Il mattino dopo, lo zio Muffin fece una grande entrata. Ah, come stai, fratellino? Che bello vederti, cognata! Ah, come state, nipotine e nipoti? È da tanto che non ci vediamo! Perbacco, quanto sei diventato grande! Immagino che non vi ricordiate di me, vero? Non importa, dopo questa giornata non vi scorderete più di me! Andate pure, mamma e papà! Noi stiamo bene! Zio Muffin si rivelò un gatto mattacchione e divertente. Giocò con i dolci gattini come se fosse uno di loro, non preoccupandosi affatto di essere responsabile. Pulire è una noia, perché invece non saltiamo sul divano? Abbiamo rotto il divano, che guaio! Forse dovremmo aggiustarlo! Già, o forse no! Andiamo a giocare con la palla! Venite! Sì, dai! Zio Muffin! Ora dobbiamo riappendere l'orologio al muro! No, preferisco andare a saltare nelle pozzanghere! Lo zio Muffin si sta comportando veramente molto male! Chiudiamolo lì fuori, così non potrà rompere nient'altro in casa! Sì, ma se per entrare buttasse giù la porta! Ehi! Beh, magari se gli cantiamo una ninna nanna si addormenterà. Su, zio Muffin, dormi dai, così niente romperai. Ma io adoro spaccare le cose e mi piace anche spaccare i timpani. Sono un gatto birichino. Hai visto? La tua ninna nanna non gli fa nessun effetto. Ci vorrebbe una caramella per farla addormentare. Sono un gatto. Peccato che non esistano caramelle del genere. Cari nipotini, venite qui ad abbracciare lo zio Muffin. Dici davvero, Chicca, un po' come si sono comportati ieri dei gattini che conosco? Chi? Oh, stai parlando di noi tre, non è vero? Cosa? Ma non mi dire! Io non voglio essere come lo zio Muffin! Neanch'io voglio essere come lui! Mi è venuta una bella idea! Dobbiamo comportarci da bravi gattini, così non assomiglieremo neanche un po' allo zio Muffin! A quanto pare avete imparato la lezione. È per questo che ho interpretato il mio ruolo. Dovete sapere che lo zio Muffin è un bravissimo attore. Lo abbiamo invitato qui per mostrare a voi tre che cosa significa comportarsi male. Ovviamente nella vita reale lo zio Muffin non è per niente così. Anzi, sono il contrario. In realtà io ascolto sempre gli altri e sono molto educato e responsabile. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Tutti si misero a riordinare la casa per riparare ai guai che aveva combinato lo zio Muffin. I dolci gattini si comportarono benissimo, aiutarono i genitori e si divertirono. La stazione dei pompieri. Un giorno i dolci gattini ricevettero in dono un bellissimo camion dei pompieri con tanto di caschi. Guarda, papà, quello è uguale al camion dei pompieri che guidi tu quando sei al lavoro. Il papà di Leo fa il vigile del fuoco e guida un vero camion dei pompieri. Deve essere fantastico guidare il camion dei pompieri con la sirena accesa mentre tutti accostano per farti passare. È bello indossare i caschi scintillanti. E trascorrere la giornata ad aiutare tutti come un eroe! Se volete uno di questi giorni, posso organizzare per voi una visita alla stazione dei pompieri. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow!
Finalmente arrivò il giorno della grande gita alla stazione dei pompieri. Buongiorno! Buongiorno! Accipicchia, questo camion è identico al nostro, solo che è molto più grande. Deve essere incredibile da guidare. Ad essere sincero, Cookie, quello del pompiere è un lavoro molto difficile che richiede molto impegno. L'operatore controlla la mappa della città. Buongiorno! Buongiorno a voi, gattini! Quando scatta un allarme antincendio, si illumina un punto della mappa e noi sappiamo dov'è l'incendio. Oh, peccato che non ci sia nessun allarme acceso adesso. Mi piacerebbe tanto spegnere un vero incendio. Un incendio è sempre una brutta cosa, quindi sarebbe meglio che le lucine non si accendessero mai. Un vero pompiere deve essere pronto a entrare in azione in qualsiasi momento. È per questo che ci alleniamo duramente tutti i giorni. Prego, seguitemi! Per prima cosa, un pompiere deve essere sempre in perfetta forma fisica. Seconda cosa, un pompiere deve vestirsi di corsa perché l'incendio va spento il prima possibile. Cookie, sei stato molto veloce, ma dov'è l'altro stivale? Kika si è vestita perfettamente, ma è stata troppo lenta. Non immaginavo che fosse così difficile. Il lavoro di squadra è fondamentale. Ognuno svolge il suo compito alla perfezione per evitare delle brutte sorprese. Come avete visto, il lavoro del pompiere non è solo guidare il camion e indossare un casco scintillante. Per farlo bisogna sempre essere super allenati. Pensavo che fosse molto più facile fare il pompiere. Anch'io, devi allenarti tantissimo e poi devi spegnere pericolosi incendi. È impossibile per noi gattini spegnere un vero incendio. Mi è venuta una splendida idea. L'allarme antincendio! C'è un incendio nella casa sull'albero! Andiamo, gattini pompieri! Qualcuno mi aiuti! Il fuoco è stato spento e sono tutti salvi! Bravi, avete fatto un ottimo lavoro, gattini. È evidente che vi siete allenati molto. E vi siete guadagnati i distintivi speciali degli allievi pompieri. Un giorno diventerete tutti degli ottimi gatti pompieri. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! I dolci gattini impararono tante cose alla stazione dei pompieri e giocando a fare i vigili del fuoco si divertirono veramente un mondo. Concorso di bellezza! Un giorno Tortina, l'amica dei dolci gattini amante del bello, andò da loro. Vorrei invitarvi a partecipare al concorso di bellezza che organizzo io. Il vincitore riceverà un bellissimo premio. Fantastico! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Un concorso di bellezza, eh? Che significa esattamente bellezza? Come fa a decidere a chi dare il premio? Qualcuno dei nostri amici saprà spiegarci cos'è la bellezza. Non ne sono molto sicura, ma secondo me questo pasticcino è bellissimo. Non so chi di voi è il più bello, però so chi è il più spaventoso. Ecco, se devo dire la verità, io penso che la più bella di tutti sia Kika. Perché voi siete maschietti e lei è una femminuccia. Cosa vuole dire che i maschi non possono essere belli? Dobbiamo scoprire che cos'è la bellezza per vincere il primo premio. Visto che Tortina ama le cose belle, ha pensato che i gatti sul suo volantino siano bellissimi. Va bene, guardiamo il volantino. Un completo nero con un papillon. Baffi arricciati. Un vestito di lustrini, una bella pettinatura e tacchi alti.
Bellissimi! I gattini decisero che dovevano assomigliare a quelli disegnati sul volantino. Mamma mia, papino! Dobbiamo avere subito due completi neri. E anche due papillon. E un vestito di lustrini, una bella pettinatura e scarpe con tacchi altissimi. E poi dobbiamo farci arricciare i baffi. E per finire dobbiamo limarci le unghie e mettere lo smalto. Perché vi servono queste cose? Perché dobbiamo essere belli come i gatti del volantino. Così vinceremo di sicuro. Già. Oh, quanto siete sciocchini, tesori di papà. Pensate che la bellezza sia in ciò che indossate e in un'acconciatura? Sì, pensiamo che la bellezza sia quella che si vede sul volantino. Niente affatto, la bellezza è tutta un'altra cosa. I quadri possono essere bellissimi. Oh! E anche la musica può essere bellissima. I fiori possono essere bellissimi. Per non parlare dei tramonti di sera. Fatemi capire una cosa. State dicendo che la bellezza è tutto intorno a noi. Esatto, ma la bellezza è anche dentro di noi. È dentro di noi? Ma certo, il modo migliore per mostrare a tutti che siete bellissimi è con le azioni, non con l'aspetto esteriore. Mi è venuta un'idea grandiosa. Stasera siete tutti bellissimi. Sarà difficile fare una scelta, ma prima vorrei presentarvi gli ultimi concorrenti. Questo dovrebbe essere un concorso di bellezza. Non potevate indossare un bel vestitino o sistemarvi i capelli? Siamo qui per mostrarti un altro tipo di bellezza. Ecco quello che noi troviamo bello. È bellissimo! Ed è vero bellissimo! Ah, incredibilmente bellissimo! Ah, è stato meravigliosamente bello! Ci avete mostrato i diversi modi in cui ognuno può essere bellissimo! Voi tre meritate di vincere il primo premio! Sai una cosa? Io so far uscire delle note bellissime dal mio violino. Io invece dipingo dei panorami bellissimi con le tempere. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Il concorso di bellezza di Tortina finì per rivelarsi una meravigliosa conferma di quanto tutti noi siamo belli dentro e fuori.